ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Un primo maggio non solo di speranza per i lavoratori della Betafence di Tortoreto. L'azienda ha annunciato il taglio di 60 posti di lavoro e le acque sono tornate ad agitarsi. Un primo maggio dunque anche di lotta per uno dei più importanti presidi occupazionali in provincia di Teramo. Perché continuano ancora a propinarci 60 esuberi. 60 esuberi che secondo noi sono una mossa infame, in quanto riducono ancora la nostra potenzialità produttiva, potenzialità produttiva che abbiamo sempre dimostrato di poter avere. 60 esuberi sono soltanto un'azione speculativa alle nostre spalle. Noi pensiamo che in un territorio come il nostro, che è già massacrato da una crisi occupazionale, dichiarare 60 esuberi oggi in un'azienda che è capace e ha sempre prodotto sia soltanto una mossa politica e speculativa. La preoccupazione delle maestranze è alta. Una parte della produzione che garantiva la Betafence negli stabilimenti di Tortoreto è stata trasferita all'estero. L'annuncio di 60 esuberi suona quindi come un campanello d'allarme verso una dismissione totale. Non sappiamo quale sarà il futuro per l'azienda, le cose stanno andando abbastanza bene, ma in realtà non è così. Siamo in solidarietà, un buon numero di lavoratori, lavorano poche persone e quindi il lavoro non ce n'è, ne prende con il contagocce, quindi siamo abbastanza preoccupati. La pandemia, la guerra, quanto hanno inciso sulla produzione della Betafence? Beh, la pandemia, durante la pandemia, il primo anno di pandemia noi abbiamo sempre lavorato, naturalmente stando attenti a essere distanti, avere il distanziamento e quant'altro. La guerra, molto probabilmente gli effetti si cominceranno a vedere fra un po', perché poi comincerà a mancare qualche materia prima che già oggi manca, ma in più sono schizzati i prezzi alle stelle ed è un problema. Dopo il 29 luglio 2020, che era paventata la chiusura, sembrava che le istituzioni avessero rimandato il tutto e comunque si potevano salvaguardare i nostri posti di lavoro. Dall'ultima proroga della solidarietà si prevede comunque un piano di dismissione di 60 unità lavorative e questo porterà comunque alla perdita di importanti posti di lavoro e di commesse anche di lavoro in termini economici. Noi dobbiamo cercare di salvaguardare la nostra forza lavoro e i nostri dipendenti, cosa che noi non abbasseremo la guardia, perché come istituzioni sindacali siamo comunque alla lotta e alla tutela dei nostri lavoratori. Grazie.